Passo sotto? Sì. Tutti qua, là. Qua? No, vabbè. Arrivo Lore. Però non ne pinga uno qui. Fatti due. Ancora davanti. Guanit, fra. No! Preso! Preso qua, Guanit, sono con la termite, io, occhio. Madonna, li ho fatti tutti. What's up, guys? Quel vostro Naked che vi parla, ragazzi. Siamo tornati. Nuovo video, signori miei. Il nazionale oggi is here because... E niente, raga, hanno trovato un'altra che veramente in close range sono arrivati. E voi direte, ma nazionale, ma basta con questi meta, perché ogni giorno... Che il nazionale è sempre alla ricerca dell'arma che vi può ovviamente rendere le cose molto facili. E ovviamente oggi stiamo parlando di un'arma che ovviamente è per il corto raggio, ma non la troverete all'interno delle mitragliettine, ma bensì degli assalto. Eccolo qua, la carabina Cooper. Raga, fuori di testa. Adesso vi faccio vedere una roba. Adesso vi racconto la build, poi vi spiego due cose perché... questa è chiaramente costruita solo ed esclusivamente per il corto e utilizzando accessori che rendano l'arma con il ratio di fuoco più elevato possibile. Cioè, credo che non ci sia un'arma con una cadenza di fuoco così elevata tramite appunto determinati accessori. Ovviamente il primo su tutti i convogliatori di rincuno, Canna Gracie da 14 rapida, che vi ricordo che è una di quelle canne che hanno potenziato anche con l'arrivo di Season 4. Ovviamente per il corto aumenta ulteriormente la cadenza. Ottica lastra riflettente, calcio rimosso, specialità 1 vitale per i danni al torso aumentati, specialità 2 al volo, impugnatura con fettuccia, caricatore da 60 colpi a 9 mm, munizioni compressi che... c'è la disposizione, una delle poche armi che c'è a disposizione, la carabina Cooper, che aumenta la cadenza. Sono colpi che aumentano ulteriormente la cadenza e impugnatura per pistola, raga. Allora, vi dico, adesso vi faccio questa build, poi ve ne faccio un'altra che è uguale a livello di potenza, soltanto che è un pochino più lenta, ma un pochino più stabile. Perché questa che vedete, raga, è un cavallo pazzo. Cioè, nel senso, è velocissima come una mitraglietta, anche a livello di movement, però, ahimè... a livello di recoil è un pochino difficile da usare. Io l'ho fatta così perché vabbè, ho confidence con l'arma, riesco comunque a sparare molto molto bene. Però nel caso in cui la provate così e mi dite ma che donne, io faccio troppa fatica, dovete fare solo 3 cambi di accessori. Ve li faccio vedere velocemente. Ovvero, a posto del calcio rimosso, il calcio 45 RS, che aumenta l'entrata in modalità mirino, gestisce circa dell'8-10% recoil, ovviamente non ha migliorie per quanto riguarda il movement laterale quando ci si muove, però comunque sia, in entrata in modalità mirino siete lo stesso veloci e anche un pelo di recoil. L'impugnatura con fettuccia, raga, la lasciate andare, mettete l'impugnatura lavorata e a posto del sottocanna per pistola mettete il freno manino, ok? Che non influisce nell'entrata in modalità mirino, ma gestite l'arma ovviamente sia verticale che orizzontalmente. Così l'arma ovviamente è molto, ma molto più gestibile. Aspettiamo il 45, così come la vedete. La build di prima per chi è veramente confidence con l'arma e l'altra per chi ha magari qualche problemino. Questo, raga, giusto per farvi capire, non voglio, adesso non voglio fare analisi, non è questo il video. Solo per farvi capire, ho fatto una comparazione con una delle migliori, se non la migliore, ovvero l'H4 Pixel. Come potete vedere, già dal time to kill iniziale più basso, quasi uguale. Però, come potete vedere, poi, per quanto riguarda la distanza, sovrasta la carabina Cooper in tutto e per tutto. Quindi, fino a 10 metri sempre la più forte, poi dopo i 15 metri, raga, non c'è proprio gara. Questa è una roba veloce solo per farvi avere un'idea, per farvi capire che il nazionale non vi dice le cappellate.
Quindi ragazzi, io ve la consiglio, ovviamente provatela perché è qualcosa di incredibile. A maggior ragione adesso nel grafico che vi ho fatto vedere dell'AK4. L'AK4 ha un problema che la carabina non ha. L'AK4 ha un ratio di fuoco bassissimo. Questo cosa vuol dire? Che con un'arma con l'AK4, voi avete visto il 10 to kill, ma quel grafico che avete appena visto è legato al fatto che voi colpite sempre, ok? E diciamo che più l'arma ha meno recoil e più siete obbligati a colpire, ok? Proprio perché essendoci tanto tempo tra un proiettile e l'altro è quello che diciamo fa la differenza di un gunfight. Quest'arma, raga, avendo un ratio di fuoco elevatissimo, potete anche permettervi di non far entrare tutti i colpi, dato che è veramente un mitragliatore, avendo una cadenza di fuoco super elevata, che ovviamente nel grafico che vi ho fatto vedere non lo dice, non lo può dire ovviamente, perché sono qualcosa che vanno a riferire solo per quanto riguarda il game. Quindi ragazzi belli, che dirvi? Vi lascio il video con il ritorno del Carletto, avevo troppo voglia di usare un cecchino, ovviamente il mio Carlettino pazzo, anche se ahimè cracca a distanza, ho dovuto proprio usarlo. Ovviamente ragazzi non dimenticate di lasciare un like e l'iscrizione al canale del Naked Domani. Se passate dalla piattaforma dal colore un po' viola, mi trovate in live ogni giorno a urlare come un tacchino. Noi ci vediamo domani con il prossimo video. Bello. Qui in full team pure. Qui va, uno. Nemici nell'area. Mi sparano addosso. No, c'è un altro. Una terra, raga, c'è un altro. Sta andando resta. Non c'è ancora gente. Ragazzo, io non lo vedo. Non me ne intendo, Sgarbi. Non me ne intendo, Broschio. Non ti saprei proprio dire. Qui c'è una corazza. Io da te penso sia l'ultimo, Karim. Siete in 25 nell'area operativa. Ma sono sotto. Arco la nuova sì. Zona. Tutti qua da. Qua? No, vabbè. Se ci spariamo. Mamma mia, sto per morire perché non ero quella. In arrivo nell'arco. E il sono in arrivo. Bombardamento di sono indietro. No, dietro? Però quello che ha fatto Bre è più un altro dietro. Arrivo Lore. Però ne pinga uno qui. Fatti due. Mancano davanti. Di fronte a me l'orido c'è lo sciacallo. Sta arrivando un nemico. Attenzione in alto. Di fronte. Dove c'è lo sciacallo? No, pingato. Audio. Non è ora di dormire. Ho uno qui. Oh, no. Qui vicino. Qui mi rubo le armi. One hit, fra. No! Preso qua, One hit, sono con la termite, gli occhi, eh. Madonna, li ho fatti tutti. Grande Smith, ma no, che cazzo m'hai preso, frate? Come cazzo m'hai preso, fra? La confermare ancora questo. È morto. È morto. Madonna.
Ho fatto una quadrupla con questo. Ma vado per nuovo. Oh, bella, però stai prendendo mano. Minchia, che questo qua, raga, questo è un bot incredibile. Questo fermo immobile, un tronco. No, gli altri non lo erano. Gli altri sparavano, Lucky. Ragazzi, grazie, mi lanciava sta granata. Mi sparano addosso. Bombardamento di precisione alleato. Attenzione. Obiettivo sistemato. Splendido. Guarda di come scappano. Guarda, lasciami che... No, oh, man. Non c'è più l'ombra.